Maschio Angioino e Tempio di Pestum sono forse i più celebri, ma tanti piccoli e grandi monumenti simbolo in Campania in queste ore si tingono di blu nella giornata internazionale del diabete. La stima è di oltre 4 milioni di persone che ne soffrono in Italia e quanto emerge dagli ultimi studi coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le regioni. Il periodo di riferimento è compreso tra il 2016 e il 2022. Emerge che la prevalenza di diabete si modifica molto con l'età e se prima dei 50 anni resta sotto il 5%, dopo questa soglia sale rapidamente fino al 23% intorno agli 80 anni. La prevalenza di diabete si caratterizza per un gradiente geografico a sfavore delle regioni meridionali. Fra gli ultra 65 anni è pari al 25% nel sud e nelle isole contro il 15% nel nord e il 18% del centro. Altro fattore sfavorevole è il gradiente sociale. Più diabetici nelle persone meno istruite o con maggiori difficoltà economiche. Dopo i 65 anni d'età, la prevalenza di diabete fra le persone che riferiscono di avere molte difficoltà ad arrivare a fine mese raggiunge e supera il 30%. Fumo, alcol, sedentarietà e scarso consumo di frutta e verdura rappresentano i principali fattori di rischio. Il diabete è fortemente associato al rischio cardiovascolare, ma molteplici sono le complicanze, per questo l'invito è a prendersi cura di sé rivolgendosi a specialisti. Molta attenzione negli ultimi tempi viene prestata al diabete infantile. A Napoli, per l'occasione, partita di calcio tra bimbi diabetici e nonna. La prevenzione resta il gol più importante.